ragazzi, buongiorno, pomeriggio, buonasera, io sono il Barbone, voi siete i piccoli santirini e oggi siamo qui con un nuovo appuntamento di Drakensang Online, ragazzi. Allora ragazzi, io direi di cominciare subito. Allora, oggi abbiamo ragazzi tre bande, cioè sapete cosa vuol dire tre bande? Avete in un solo video tre capture the flags. Captures the flags. Ragazzi, questa è l'ultima puntata della serie 40 fama arrivo, perché sono già arrivato a 40 fama, ho anche pranzato, cenato e anche fatto una bella dormita nell'albergo del 40 fama. E vi posso dire che ho fatto poi delle partite, questa adesso non vedrete le partite che ho fatto quando ho avuto il 40 fama, perché sono andate un po' una schifezza, le ho fatte sempre con questi miei amici qui che sono venuti con me a fare queste tre partite ad aiutarmi per gli ultimi 1000/900 punti rimanenti. Purtroppo ragazzi, giocare con Maria, il warrior che vedete in sovraimpressione, è un suicidio, perché andiamo a trovare gente che non è adatta al nostro calibro. Cioè, noi siamo una 9 mm, questi sono tipo 50 metri di proiettili. Poi c'è gente che viene uccisa. Aspetta, adesso mi sembra che già mi ha scritto. Non lo so come si pronuncia, mago. Non so che mi ha scritto, sinceramente. No. Io sto guardando là perché adesso sto vedendo il video che ho fatto. Quindi se ogni tanto non vi guardo, non vi preoccupate, babies. Vi lovo comunque. Vi lovo comunque. Eravamo rimasti, sì, dicevo, quindi figuratevi, ecco perché non ho fatto tantissimo, una grande strage. Io comunque ho ucciso qualcuno, sì, ho fatto belle kill ogni tanto, però ovviamente non potevo pretendere il top del flop. Quello sì, del flop è sicuro, del top è un po' difficile. E questa partita sta quasi per svolgere a termine, tanto c'è Maria che ci porta le bande, figuratevi. Proprio easy. Non so che dirvi, raga. Veramente è stato bellissimo morire così come un rinco stupido, proprio buttarsi davanti alla morte. Però può capitare ogni tanto, ragazzi, succede. Qua non so come mi sono salvato. Non lo so neanche io, raga. Qui intanto abbiamo già la seconda bandiera. Tra poco dovrebbe arrivare terza pantiera. Quindi non vincere facile. Capito? Tu mi hai? Non riesco a vedere chi mi sta scrivendo. Vabbè. Qua continuiamo a morire. È stato un 40 fama lottato, proprio sudato, combattuto, raga. Cioè, non immaginate voi quante notti sono stato a combattere nelle arene del 5 vs 5 per ricevere i 40 fama, e alla fine ci ho messo un anno e mezzo. Yay! Qui intanto facciamo finta di uccidere il mago. E intanto vinciamo, ragazzi. Abbiamo preso comunque i nostri 606 punti fama. Chi se ne fa? Ma chi se ne fa? Poi qui non mi devi rubare. È che quello è il mago che stava contro prima. Gli ho fottuto le spadine. Gli ho fatto fare quella corsa così senza senso. No sense. Apposta. Tanto sapevo di prenderle io le spadine. Qui ragazzi mi ero scocciato, mi sono messo lo scudo, tanto comunque ci crepo lo stesso, male. Figurate. Non è cambiato moltissimo. Avevo preso anche, come potete vedere, l'emote. L'emote che si shoppa adesso, si può comprare, si shoppa. Si può prendere con le altre gemme, però questa qua è quella esauribile. L'ho presa giusto per il momento del 40 fama della serie, giusto per cambiare un po' le nostre emote. Poi ragazzi, non so se si vede o se l'avete visto o se ci sta o se già l'avevo presa durante questi, ma mi sembra di sì. Le emote, ragazzi, dell'evento del lupo di
di War Golf. Ragazzi, quell'emote. Aspetta, ma c'avevo già 40 fama, non penso. No, no. Quell'emote, ragazzi, ci ho messo, ci volete credere, un anno, vi giuro, un anno. In un anno non l'ho droppata quell'emote. L'altro giorno ho fatto un paio di giri con un ragazzo che non è italiano. Ho scroccato giusto un paio di bandiere, adesso non ricordo, è un paio di bandiere, certo. Aldo, svegliati. E quelle bandiere, ragazzi, arredo queste bandiere. E poi perché sono così? Deve stare così? Raga, no, Maria, io esco, Maria. No, Maria, no, Maria. No, Maria, ma dov'è che devo andare? Quell'emote. Ah, alleluia. Quell'emote, abbiamo capito che è legend, l'arco legend. Quell'emote, dopo un anno, finalmente me l'ha sputato. Proprio ha detto, nah, tienitela. Tienitela, natiarlo! Proprio così me l'ha buttato proprio in una maniera proprio come una cosa. Senti, non venire più qua, che tanto no, oltre questo non ti do. È già tanto che te lo sto dando per un anno, dopo gli 11 mesi che ci hai messo per dropparti il full set di Carabossa, solo per il cappuccio maledetto, il carappuccio di Carabossa, scusatemi. Solo per questo te ne devi andare, non devi più venire qua, non devi proprio metterci piede. Io penso non ci metterò mai più piede perché è l'unico che ci ho droppato, utile, che ci ho droppato là dentro, nell'evento di Luna Piena. Grazie. Grazie Lupo. Grazie. Porti veramente tanta sfiga. E quindi ragazzi, penso che in qualche video mi vedrete con quel costumino lì, visto che sono riuscito a dropparlo. Sono riuscito. Diciamo, questa è l'ultima bandiera che ho fatto in compagnia dei ragazzuoli, dei miei compagni. Purtroppo non ci sono potuti stare, esserci, non ci sono potuti essere, non sono potuti, astensei, non ci sono tutti quanti i miei amici, o per il livello che non sono 45, perché non c'erano, eccetera, eccetera, purtroppo. Però comunque, grazie lo stesso a tutti voi perché. E grazie anche a voi in questo tutto il percorso da quando io ho il caccia, che siete insieme a me, quindi che mi aiutate a svolgere tutto quello che sto facendo, quello che ho fatto e che mi sopportate abbastanza in gioco e anche su Facebook. Ma via la ciapa, ma via la ciapa. Raga, che vi posso dire? Il 40 fama, la skill 40 fama ho scelto. Adrenalina. Va bene sia sì, adrenalina. Perché mi serve adrenalina per sfuggire ancora meglio dalla morte. L'ho usata in qualche. Dopo che vi ho detto prima, siamo andati a fare qualche giro insieme. Non funziona. Non funziona, raga. Cioè, lo stavo per morire 7-8 volte. Neanche una volta si è attivata. Cioè, sangra la marancia. Un anno intero e alla fine non funziona. Cioè, non è normale sta cosa. Scusate se mi sto scaccolando. Cioè, non è normale sta cosa. Non mi funzionava. O perché erano troppo veloci a uccidermi. Quindi, vabbè, dettagli a parte. Poi però in altre bandiere, quando non ho giocato più con loro, con questi ragazzi qui, funzionava, quindi è stata colpa loro. Allora, ultima bandiera, la dovrebbe portare tra poco poco. Io qua mi stavo flippando con quel warrior che stava correndo come un coniglio pronto per essere messo allo spiedo. Allora, qui vediamo, quindi comincio a ringraziare Armandum e
il Ranger, non quello che mi ha appena ucciso con una freccia rossa. Quello che sta sulla bandiera. Ciao Armando, grazie per aver partecipato. Questo qui che sta venendo insieme a me mi sta pedinando. Poi ringrazio Maria per il supporto e per le morti facili che ha causato, che ci ha causato. XP Andrea. E poi sono tutti e due Andrea. Ciao Andreis. Ciao Andreis. Poi ringrazio, Lilith, sì, Lilith, il mago che sta spammando palle di fuoco a go-go proprio. E qui ragazzi abbiamo finito. Adesso andiamo tutti quanti a festeggiare, andiamo bello in un pub a imbriacarci tutti e cinque insieme, anzi no, tutti e quattro insieme. Andiamo bella a mangiare un bel paninozzo insieme, ci imbriachiamo un po' con 10 barrozze a testa e andiamo e balliamo, festeggiamo un po' ovviamente. D'altronde il 40 fama solo una volta si prende, tranne se non fai altri PG e ti prendi il 40 fama anche lì. Però l'emozione del primo ragazzi è sempre la prima. È sempre l'emozione della prima emozione della volta. A parte tutto questo, guardate quanto è bello quando si nomina quella palla col più in mezzo che proprio gli dice cliccami, cliccami. Proprio una cosa bellissima, raga. Non sapevo quale skill scegliere, quale abilità scegliere. Però poi pensandoci ho scelto adrenalina perché è più utile. Alla fine l'altra quando la usi, quando sei morto, non ha senso. Sì, ha senso che ti può capitare delle kill, però potrebbe, essendo che, diciamo, sono un cavaliere capo, non mi trovo più quei nabbetti con giovane centurione che rimangono là piazzati in mezzo e non possono scappare. Guardate, poi si sono giunti anche, cioè, ci sono stati anche degli infiltrati. Così alla sprovvista a festeggiare insieme a noi volevano sgroccare un po' di birra e boom, bello bello, lascio a voi questo momento da soli. Ciao ma, salutate mia madre che sta uscendo, cioè un po' di galanteria, mascalzoni, mascaldonne, mascalpantaloni, mascalscarpe. E niente ragazzi, io ovviamente ringrazio tutti voi che siete nel video, tranne i nemici dell'altra parte dell'arena, quelli non li ringrazio. Ovviamente vi invito a mettere un bel like e ragazzi, essendo che siamo arrivati al 40 fama, non posso che chiedervi di arrivare a 40 like, almeno. Cioè, lasciatemelo passare questa volta. 40 fama, 40 like, cioè. Oh no, oh no, dai, cioè, seriamente. Quindi ragazzi, superiamo i 40 like per questo video. Mettete un bel like, mi raccomando. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Per supportare le mie canottiere fighe, ragazzi, che poi una è bianca, una è nera e l'altra è grigia, quindi il tricolore proprio. Il tricolore di Tragezag, bello. Commentate qui sotto. Grazie ancora a tutti. Qui da Satirion è tutti, ci vediamo al prossimo appuntamento, ciao ragazzi!